Anche quest'anno l'Accademia Serenottina è riuscita a portare in opera la sagra dedicata a San Martino nella fase della cosiddetta spillatura del vino nuovo. Tant'è che la manifestazione, l'anno scorso c'è stata la prima edizione, l'abbiamo dedicata l'estate, quindi sagra del vino novello, intendendo vino nuovo, nell'estate di San Martino. Quest'anno con la collaborazione di molte, rispetto all'anno scorso sono aumentate, diciamo, le attività produttive che ci hanno aiutato nell'operazione. Cito prima di tutto Mandina, che ci accoglie all'interno della propria struttura rurale, segue Gazze Rosse che ci fornisce il vino, poi segue la pasticceria Polise, la pasticceria Mazzara, segue la pasticceria Doppio Zero, e poi abbiamo anche l'apporto di Genco, una pasticceria industriale proveniente da Santa Ninfa, e altri prodotti, altre persone che ci hanno collaborato. Insomma, rispetto all'anno scorso la seconda edizione si presenta più ricca e un paniere con più proposte. Al di là delle proposte e quindi attività produttive, poi effettueremo una piccola comunicazione sulle vie francigene, dato che negli ultimi anni è stato oggetto di studio e di grande promozione, e anche nel nostro territorio passava questa cosiddetta via francigena, che sostanzialmente è una sinonimia che individua in generale le vie del pellegrinaggio. Sono io contentissimo di essere qui presente in questa zona bella, è per la seconda volta, dell'Accademia Selinuntina, che ha una storia ormai più che centenaria, della seconda metà del Settecento, e che continuiamo ora a farla rivivere attraverso delle manifestazioni culturali a larghissimo raggio. Oggi siamo qui, fra qualche mese saremo a Marsala anche per presentare un altro libro. Quello che ci auguriamo è che la gente prenda coscienza che la cultura è vita e rivela le profondità intime del cuore umano e come ricca la nostra zona di valori umani e culturali che bisogna rivalutare giorno per giorno, perché esse danno significato alla nostra esistenza e danno promozione anche al nostro territorio. Tasta su balsamo, tasta lo chisso, l'amore stesso che dentro c'è. Come arrossiano sti masci giuzzi, oli l'Abruzzi, da lì, da lì! Lo scopo di questa iniziativa è quella di far conoscere la tenuta del Cavaliere Mandina e cercare di recuperare un bene artistico e storico che qui a Mazzara non ce ne sono uguali. E poi la possibilità di realizzare un mio sogno, che è quello di rendere questa tenuta una fattoria didattica, dove all'interno poter convogliare tutte le specialità enogastronomiche locali e dove avere la possibilità di confrontarsi e poter far conoscere al meglio le antiche tradizioni contadine che ormai sono completamente dimenticate.